Buongiorno, oggi è una domenica fredda e piovosa, è la domenica degli innamorati, la festa di San Valentino, è la domenica anche degli innamorati del Signore, possiamo dire Gesù ti amo, è la domenica nella quale anche io voglio fare dei ringraziamenti a quelle persone che con generosità hanno donato per quel bambino Samuel che nascerà il giorno 18 febbraio. Ecco, e auguri anche alla mamma, la 17enne, che avrà questo bambino. E poi, ecco, è la domenica nella quale pregheremo il Signore per il nuovo governo, diciamo, che affronterà questi anni difficili della ripresa dell'Italia, sperando che presto ne usciamo fuori da questo problema della pandemia e del Covid, e ce la faremo sicuramente con l'aiuto del Signore, che vediamo nel Vangelo di oggi guarisce un lebbroso. Siamo alla fine del capitolo primo del Vangelo di Marco e lo leggiamo, questi 4-5 versetti, questi 5 versetti di questo brano finale del capitolo 1 di Marco. Venne da Gesù un lebbroso. Non sappiamo Gesù dove si trova. Gesù è un rabbi itinerante che predica il regno di Dio dovunque, di villaggio in villaggio, nella Galilea. Lo abbiamo lasciato da Cafarnao. E Gesù andava per i villaggi della Galilea e si presentavano a lui tante persone bisognose di aiuto, tanti malati. Venne da Gesù un lebbroso. La lebbra era una malattia bruttissima, bruttissima perché faceva putrefare la carne, arrivava, intaccava la pelle, e il lebbroso era uno che doveva escludersi dalla vita sociale. Ecco, non poteva presentarsi davanti agli altri, doveva dire io sono ammalato, allontanatevi da me, quindi una persona sola. E va da Gesù e si mette in ginocchio, lo supplicava in ginocchio, ecco la preghiera, e diceva, se vuoi puoi purificarmi. La lebbra era una malattia incurabile e solo la benevolenza divina poteva aiutare il lebbroso. Quindi c'è in questa preghiera un atto di fede enorme, in quel se vuoi. C'è un grande atto di fede, crede nella potenza divina di Gesù. E ne ebbe Gesù compassione, ne ebbe compassione. Troviamo spesso questa parola. Gesù, cioè, ha un cuore che vede, non vede solo con gli occhi, vede col cuore. Questo avere un cuore che vede dovrebbe appartenere ad ogni cristiano. Ne ebbe compassione. Tese la mano, e questo tendere la mano del Signore lo ritroviamo ancora qui. È quasi un'imposizione della mano, ma anche un tendere la mano che è un invito a tutti noi a dare una mano a chi ha bisogno del nostro aiuto. Lo toccò, impone le mani, lo tocca e gli disse: Lo voglio, sii purificato. Risponde a tono: Se vuoi, Gesù dice: Lo voglio, cioè Dio vuole il nostro bene, Dio vuole la nostra felicità. Dio vuole salvarci anche da questa pandemia e lo farà, illuminando i medici, illuminando i scienziati e i ricercatori. Lo voglio, sii purificato. Ecco, la lebbra è un po' qualcosa che non purifica la persona, la rende impura e per questo è simbolo del peccato. E subito la lebbra scomparve da lui. Ed egli fu purificato. Dicevo, la lebbra è simbolo del peccato, e cioè di qualcosa che ci in qualche modo imprigiona nel nostro egoismo e ci isola veramente dagli altri. Questo è peccato, un grande atto di egoismo. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ecco, Gesù invita innanzitutto due cose. Prima di tutto, non dire niente a nessuno. Gesù non vuole
pubblicità in quel momento della sua vita. Aveva bisogno anche di un po' di privacy, ecco, non dire niente a nessuno. Invece, seconda cosa, vai a mostrarti al sacerdote, cioè compi quello che nel libro del Levitico si dice, perché nel libro del Levitico, libro dell'Antico Testamento, si parla della lebbra e dei lebbrosi, e il lebbroso, quando guarisce, si presenta al sacerdote per dire: sono adesso guarito. Ecco, è come quando uno oggi fa il tampone e positivo, poi guarisce, ha un certificato che è di guarigione, ecco, posso stare con gli altri. E vai dal sacerdote. Noi andiamo dal sacerdote per la confessione. Dicevo, la lebbra è il simbolo del peccato, la confessione ci purifica dal male del peccato. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano da lui, a lui da ogni parte. Quello si allontanò e si mise a proclamare e divulgare il fatto. Significa che quando l'uomo incontra la luce di Dio e della luce di Dio entra dentro di lui, è impossibile che non illumini anche gli altri. È naturale, è spontaneo. E poi l'altra cosa, che è il finale di questo brano, dice che Gesù amava restare anche in luoghi deserti, sebbene, appunto, per avere un po' di tempo per l'unione con Dio nella preghiera, e però venivano a lui da ogni parte. L'uomo di Dio, che è colui che porta la luce di Dio, attrae gli altri, perché tutti abbiamo bisogno di lui. E allora l'ultima cosa che vorrei dirvi è che mercoledì prossimo, giorno 17, mercoledì delle ceneri, inizia la Santa Quaresima. E voglio augurare a tutti, insieme a una buona domenica, anche un buon inizio della Santa Quaresima. Arrivederci e alla prossima. Grazie per avermi ascoltato.